Ne sincronizziamo il video. Perché sta musica così triste? Cosa? Dovrebbe essere una cosa felice. Allora, dovete sapere che nell'ultima settimana, in particolare nell'ultimo fine settimana, mi sono dedicato alla costruzione del mio drone da zero, sostanzialmente, che presto vedrete sul canale, perché se non me la tiro di questa cosa qui, non me la tiro di niente. Il punto è che mi ha fatto domandare, ma se io adesso andassi su AliExpress e cercassi un'alternativa al mio drone, cosa troverei? Prima di farlo, ricordatevi sempre, e questo non è per nulla sponsorizzato perché non mi ricordo neanche la marca, di mettere le lenti, oppure di avere direttamente delle lenti degli occhiali, ciak, contro la luce blu. La nostra parola chiave non sarà sicuramente Team Fortress 2. Primo consiglio, le t-shirt, perché ovvio. Prometto che questa volta, essendo io grande esperto di droni, andrò a leggere per bene la descrizione e ve ne caverò fuori le caratteristiche, di modo che se siete interessati potrete prendere anche voi sto drone frisbee, che a quanto pare è la solita stronzata tipo quello mio della papera, che funziona con i sensori così, insomma si pilota con le mani, ecco, vedete sto qua fa sì. Specifiche tecniche. Nome dell'articolo, induzione aeromobili 4As, e arriva nel fantastico colore oro lucido. Quindi voi vi comprate sta roba, non è ben chiaro come si comanda, se potete effettivamente lanciarlo. Sopra avete disegnato un elefante, penso a sto punto che come caratteristiche distrugga il mio. Questi qui invece sono i miei preferiti, perché proprio sono, guardate, i più ridicoli in assoluto. Nel senso, non c'è nulla di peggio di un oggetto palesemente non fatto per volare a mano, aeromobili di controllo quadcopter drone Ledo regalo dei capretti, materiale plastica. Io aggiungerei della peggio specie. Caratteristica una sola: di volo, virgola, ha condotto la luce. In confezione troviamo un elicottero, una USB linea, una distanza interruttore. Allora, qui c'è la balance bar, qui ci sono i propeller, illumination, l'indicatore sotto la scarpa, e proprio nel culo c'è il sensore. Voi per farlo volare dovete mettervi lì e cercare di tenerlo su. Non ho ben capito cosa serve questo switch, però vabbè, quando non puoi controllare l'aircraft puoi premere lo switch, e lui lentamente si ferma. Quindi è una feature, per dire, in più rispetto a quella cagata che c'avevo io. Vediamo cosa dice la gente. Allora, Ditto qui dice che è ancora da provare, quindi lui dà 5 stelle sulla fiducia. Poi Jensons dice molto bello, e poi additional feedback un minuto dopo che lui, velocissimo, bellos. Adesso io dico, ma quando li fanno, Cristo santo, ma quando li fanno? Che cosa si tirano su? Beh, questi sono i peggiori, questi sono proprio i peggiori. Doraemon sotto crack. Anche questo qui ha condotto la luce, se per caso vi parte come era successo a me, vi va sopra l'armadio, sotto i letti, vi arriva in faccia. Voi non avete modo di fermare un oggetto del genere con quella faccia lì, che vi si avvicina ai 30 orari. Non avete modo, perché non avete comprato lo switch addizionale. Adesso ho visto che ce l'hanno tutti questo switch button, secondo me è stato messo di sicurezza, perché qualche miseria è successa. Mi piacerebbe capire fino a che distanza funziona questa cosa qui. Purtroppo vi devo dire che a ditta il pacchetto non cona. Dov'è Iron Man? Ci prega di contattare con noi liberamente prima che il feedback. Lo risolveremo per voi. Trovate fuori questo Iron Man. Importante dettaglio, 5 stelle, rettifica 2 minuti dopo, il dolore è. E c'era anche quello di Angry Birds, però io non l'ho visto sinceramente qua. Se è questo, per passare un po' allo psicadelico, abbiamo questo qui, di cui c'è anche un video che adesso andremo a vedere. Perché sta musica così triste? Cosa? Dovrebbe essere una cosa felice, sto vedendo un cinese che tira sul drone, ma perché? Adesso attenti che c'è il ritornello. Costruito in musica dinamica, con il freddo e la luce del flash. Lasciate che i bambini giocano in la risata. Possibile utilizzare la TV e aria condizionata a distanza, Roncroller, per accendere e spegnere il sensore di mano. Si può notare che non può di controllo di volo. Cioè, da quello che ho capito, tu col tuo coso della TV o dell'aria condizionata che funzionano a infrarossi, telecomando, dico,
potresti spegnere questo drone, perché tanto non ha nessuna modifica, cioè criptazione, non so come, cioè tu fai così e lo butti giù. Sì, è praticamente una palla di Natale che svolacchia con dei LED dentro, almeno se questa sbatte forse c'è meno probabilità che si faccia male. Famosissimo a quanto pare, siccome lo comprano tutti e ci fanno anche un sacco di foto. Vediamo com'è nella vita reale, se capisce il caso. Ma io voglio vedere quelle basse review, non mi interessa la gente contenta. Allora, la maggior parte della gente che mette una review negativa è perché l'oggetto non gli è venuto. Merda, non funziona! Ha preso nipoti, offeso, gli sarà meglio per acquistare. Ma uno che abbia una forma veramente ridicola, non c'è. La macchina di Batman, la ruspa, la Dambaghi, questa cosa qui... Mi sono buttato sul kit più economico esistente per quanto riguarda l'elicotterino, che addirittura si comanda da questo coso ignoto, che è stato palesemente ritagliato e inserito lì, tanto che, come vedete, c'ha un dito che, non so, vabbè, sparisce. Più dovrebbe avere anche il sensore, appunto, per dare fastidio a quello che lo sta pilotando. Comunque, a questo prezzo, quello che ti danno deve essere veramente il male assoluto e, sinceramente, me lo aggiungo al carrello perché... CX-138RC, vabbè, un nome un po' più carino potevano darglielo. Questo elicottero, dotato di incredibile imbilico, prestazione e grande stabilità, e mi tronca la frase lì, perfetto per i principianti o bambini, solo di immersione subacquea. Ah, ho capito, al di sotto del sensore automatico di induzione ostacoli, tenere di volo, non cadere a terra. Tradotto nel vero italiano, questo significa che praticamente non sbatte per terra, anche se secondo me è una stronzata, perché metti che vai in un posto in cui c'è qualcosa sotto, qualcosa sopra, o non è perfettamente dritto, indipendentemente dal comando che gli dai, lui, vabbè, a questo non è arrivato proprio nelle migliori condizioni possibili. Ottenuto veloce, ma l'elicottero non funziona. Corrente non si accende, e così le norme. Ma co? Review da 5 stelle vuota, rettifica di qualche ora dopo, merci. Siccome alle stronzate non c'è mai fine, vi faccio vedere il Predator, che per me è la stessa cosa di quello di prima, a meno che c'ha una forma... La fusoliera del veicolo è snella per ridurre la resistenza del vento e rendere l'aereo per volare nel cielo facilmente. Chiamala snella. Io credo che se tu facessi fare veramente questa operazione, a patto che ci riesca con quel radiocomando, a questo tipo di elicottero, veramente faresti una brutta ma brutta fine. Mando cazzo, guardi. Oh, vabbè, non se l'hai comprato nessuno, sarò il primo. Allora, a quanto pare a questo bambino piace provare il pattume. Anche mimetico. No, basta, sono tutti identici, sono tutti identici, fanno la stessa cosa, cambia solo quello che c'è sotto. Poi questo qui c'ha pure le ruote. Ancora tu! Il drone è questo, no? Poi packaging size e c'è dentro un altro. Ma sapete che forse invece punto su un drone? Avevo detto che avrei puntato sui droni, cazzo, vi ho fatto vedere solo elicotteri. JJRC, cos'è? Un tentativo di somigliare al DJI, ma sembra più una suola per scarpe. Allora, abbiamo finito, come ho detto, ho tolto gli occhialini. Se avete da consigliarmi cose, fatelo. Su Instagram ho già ricevuto dei messaggi dove mi fate vedere effettivamente qualche oggetto interessante. L'unica cosa è che li metterò assieme o li accorperò e ci farò delle puntate a parte. Voglio anche parlare di Alibaba, dove vi assicuro vendono delle cose che voi non potete neanche minimamente immaginare. Per questa puntata io ho finito. Se vedete delle cagate, segnalatemele e... Se vedete.